D'Argento, una battuta veloce con il mister, immagino per lei sia una settimana molto impegnativa, una settimana piena di emozioni, l'abbiamo vista sul palco a caricare la propria squadra. Che aria si respira, un'area di tensione all'interno dello spogliatoio in vista di venerdì? No, un'area di tensione no, il nostro non è un ambiente in cui ci sono tensioni particolari e i programmi della vigilia fanno sì che noi bisogna vivere questa avventura con spensieratezza, perché non era la società ci aveva chiesto solamente la salvezza, quindi in questo momento ci siamo creato un'opportunità, è chiaro che ce la vogliamo giocare fino in fondo, però è altrettanto chiaro che bisogna viverla nella maniera giusta, perché se noi fossimo tessimi immagino che situazione ci dovrebbe essere a Spezia, a Pavia, a Padova, in tutte le piazze in cui i budget sono 10 volte il nostro. Immagino che sia magari più teso lei della panchina che i giocatori in campo. Ma io sono come giocatore, devo ricordarmi, fino a 2 anni fa non mi sarei mai nemmeno sognato di potermi giocare questo traguardo, quindi lo devo vivere nella maniera giusta, ritenendomi anche fortunato di poter arrivare a giocare queste partite. Da parte nostra non possono che arrivare i complimenti per lei e per la sua squadra, direi. E quindi un bilancio positivo per quanto la riguarda. Ma il bilancio è completamente positivo, noi abbiamo fatto 135 punti in 2 campionati, mancano ancora 5 partite, quindi possiamo fare un bottino di punti impensabile in 2 campionati, e a questo ci aggiungiamo 6-7 milioni di vendite di giocatori nell'estate scorsa, e abbiamo creato i presupposti anche per vendere giocatori a società importanti nel prossimo mercato, quindi abbiamo abbinato risultati economici a risultati sportivi. Nel calcio è una grande